Invece sono gli altri fenomeni a pari merito delle vipere e sono i nostri amici gitani che questa sera hanno fatto veramente una grande cortesia al comune di Russi, ma soprattutto all'organizzatore Timoncini di venire chiamati all'ultimo secondo per una defezione di un'altra squadra. Intanto grazie di aver reso così bella questa serata, la vostra presentazione. Grazie a voi, grazie, saluto il pubblico a casa, siamo gitani. Tu chi sei? Io sono Massimo, siamo di Melara, provincia di Rovigo, vicino a Mantova, e non so, mi faccio qualche domanda. Vado avanti, il nome? Mansoria Ayub, ha detto Mario. Non sei proprio di Mantova, Mario? Mario, ma sono di Ostiria lo stesso. Ben arrivato e comunque bravissimo anche tu, il più piccolo della squadra, 15 anni, non li dimostra, bravissimo? Sono Alessio io. Alessio, cosa si prova a stare lassù? Ci guardi, sensazione, però. È incredibile essere a 12 metri di altezza, e tu? Thomas. Thomas, prima ti sei preso un po' una sgridata dal nostro amico là in fondo, però hai recuperato in estremi, sei stato molto bravo, io noto tutto. Ne prendo sempre sgridate da lui. È quello l'importante, però si impara perché all'ultima veramente sei stato ineccepibile. Grazie, grazie. E tu? Io sono Fiorenzo, ho 42 anni e una decina d'anni che sono fuori da questa situazione, però siamo rientrati alla grande, abbiamo fatto due secondi posti a Milano questa settimana e a Bergamo la settimana scorsa. Cosa dire di più? Questo è un palo che si poteva vincere probabilmente anche prima, l'abbiamo un po' sottovalutato, faremo di meglio il prossimo anno. Ma cosa c'è di bello nello scalare un palo della Cuccagna? Spiegatemi il senso di arrivare fin lassù e di rischiare, magari non si rischia perché ci sono le reti. Però. Per noi è come segnare un gol, è come vincere una partita e segnare un gol per noi. Allora, 1-1, perché tanto siete pari merito con gli altri, per i nostri amici gitani da Mantova. Ciao ragazzi! Tre, due, uno, via! Opla! E andiamo con 25 secondi. Eccolo qua che adesso si comincia a salire. Ha preso posizione anche il quarto. E siamo ormai vicini ai 20 secondi. 20. Ecco qua, stop! Guarda che roba! 3, 2, 1, via! Ed ecco lì, che partono! Guarda che allora, partono! Che no. Porca miseria, guarda qui! Dai, ci siamo ragazzi, dai, dai! Siamo prodotti! Dai, dai, dai! Vorrei il cane! 4, 3, 2, 1, stop! Dopo il cane, dopo il cazzo di cane, andiamo sul cane, vai! C'è stato un momentino di indecisione! Adesso vediamo l'uomo di punta, dai lì! Guarda come va! Eccolo lì! 4, 3, 2, 1, dai, 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 10, 11, dai ragazzi, 20, sono 20 secondi ragazzi, arrivano 45, ce ne vorrebbe qua, 25, secondi ragazzi!
5, 45 secondi. Vai. 55 secondi. 55 secondi il tempo di risalita della opera. 2, 1, via! Allora vi ricordo che abbiamo 35 secondi per le squadre di allievi. Potrebbe verificarsi un fatto veramente molto importante, la squadra di allievi che batte i cristalli. Signori, siamo pronti. È un momento molto importante per loro. Se siete pronti alzate la mano. Pronti? 1, 2, 3, via, 35 secondi e potrebbe essere l'assalto veramente. Guardate con quante cose si sta salendo, guardate con lo scavalcamento. A 3, via, 3, via, 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 via. Stanno cercando veramente, veramente il palo sta per arrivare. Ecco il quarto elemento, pochi centimetri, 25 secondi, 25. Complimenti perché è stata una grande sfida, veramente una grande sfida, e ci vediamo anche con questo, veramente abbiamo dei professionisti, dei grandi professionisti, signori. Adesso io voglio chiedere alla squadra di Italia se vogliono anche loro, ecco, la squadra di Italia però non si arrende, anche loro vogliono andare a salita libera alla presa della Cucaglia. Un grande